Al termine del primo tempo, fra Inter e Roma, al Meazza, la Roma è in vantaggio per 2-1. Vediamo i gol del primo tempo. È la Roma ad andare in vantaggio per prima. Siamo all'undicesimo del primo tempo. C'è un calcio di punizione in favore della Roma. La palla viene toccata da Ancelotti a Benetti, che fa partire un gran tiro, non trattiene Bordon e Pruzzo è prontissimo a spingere in rete. È l'undicesimo minuto, la Roma in vantaggio al Meazza. L'Inter pareggia al 37esimo minuto del primo tempo. Anche questa volta è un calcio di punizione. Lo batte Beccalossi ed è Oriali a colpire di testa e a battere Tancredi. È l'1-1. Ma la Roma, a 3 minuti dalla fine del primo tempo, si porta di nuovo in vantaggio. L'azione parte da un disimpegno difensivo di Giovannelli, il colpo di testa di Pruzzo, prosegue l'azione Ancelotti, apertura su Benetti libero, vedete che accanto a Benetti corre Turone che si porta in avanti, servizio di Benetti, entra Turone in area, gran tiro, in diagonale, la Roma di nuovo in vantaggio. Questi sono i gol del primo tempo. E con la Roma in vantaggio per 2-1 sul campo dell'Inter comincia la ripresa. Ecco le immagini del secondo tempo. Come sapete all'Inter basta un punto per ottenere la matematica certezza del suo 12° scudetto. Con i suoi 6 punti di vantaggio e con 4 partite che mancano e con 3 partite che mancano alla fine, i 5 punti che l'Inter otterrebbe con il pareggio sarebbero una distanza che la rende irraggiungibile dalle seconde. Ma un po' la bella partita della Roma, che ha giocato quel primo tempo giudizioso e interessante sul piano tattico, è un po' di deconcentrazione da parte dell'Inter, impediscono per ora ai tifosi neroazzurri di dare sfogo alla loro gioia. È tutto pronto a San Siro per la festa del 12° scudetto, ma il vantaggio della Roma fa rinviare questa gioia alla tifoseria neroazzurra. L'Inter è stata campione d'Italia matematicamente dall'inizio di questa partita fino all'undicesimo minuto, cioè fino al gol di Pruzzo che abbiamo visto. Poi lo è stata di nuovo per altri 4 minuti, dal pareggio di Oriali fino all'altro gol segnato da Turone per la Roma. Naturalmente non è una questione della vittoria stagionale quella che rincorre l'Inter, perché il vantaggio è consistente, la squadra è indubbiamente la più forte del lotto di Serie A. Non è detto che gli inseguitori facciano il pieno da qui all'11 maggio, quindi lo scudetto è chiaramente nelle mani dell'Inter, ma è proprio la certezza matematica che manca ancora e che l'Inter insegue in questa partita. Ora c'è stato un fallo su Oriali. L'Inter batte il suo calcio di punizione pressappoco dal punto dove ha tirato Benetti nel primo tempo il pallone respinto da Bordon e che poi ha spinto in fondo alla rete Pruzzo. Ancora Beccalossi sul pallone ed è Altobelli che tira fuori. Diamo un'occhiata alle formazioni. Una improvvisa indisposizione di Bini per l'Inter ha costretto Bersellini a rivoluzionare un po' la squadra. È entrato con il numero 2 Pancheri. Baresi è passato terzino sinistro con il numero 3. In mediana sono entrati Pasinato come mediano di spinta, Mozzini stopper e
Marini libero con il numero 6. L'attacco è stato schierato da destra a sinistra con Caso, Oriali, l'autore del gol dell'Inter fino a questo momento, con il numero 8, Altobelli, Beccalossi ed Ambu. La Roma gioca con Tancredi, Peccianini, Maggiora, Benetti, Turone, Santarini, Bruno Conti, Giovannelli, Pruzzo, Amenta, Ancelotti. E la formazione annunciata soltanto con l'inversione del ruolo fra i due terzini. La partita si gioca di fronte a 60.000 spettatori. Non è completamente stipato il Meazza per questa partita che chiude il campionato dei nerazzurri, qualora i nerazzurri riuscissero a pareggiare almeno nell'incontro che fino a questo momento, e siamo al sesto minuto della ripresa, la Roma sta conducendo per 2-1. Ci sono dei vuoti nello stadio, vedete anche nella tribuna dei distinti, gli spettatori non sono molto stretti, mentre la Roma che va avanti con Benetti che fa partire un gran tiro che sfiora la traversa. La partita è diretta dal signor Lops. I giudici di linea sono i signori Agato e Roletto. Il libero ha servito Pasinato. Prosegue la palla su Beccalossi. Pasinato. Bel tiro di Pasinato e bellissimo intervento in calcio d'angolo di Tancredi. E siamo al 25esimo minuto, sempre l'Inter alla ricerca del gol scudetto. Tiro dalla bandierina di Pasinato, ha toccato di testa Muraro sulla palla che stava terminando fuori, è intervenuto anche Benetti, forse pensava che alle sue spalle ci fosse un avversario e causa un calcio d'angolo. Ancora dalla bandierina Pasinato. È stato Pruzzo a colpire la palla di testa, poi ha toccato Baresi, poi ha allungato in avanti Pancheri, manovra adesso Beccalossi, interviene ancora Benetti e un nuovo calcio d'angolo in favore dell'Inter che sta realizzando il suo Serrate alla ricerca del preziosissimo gol che può suggellare la sua stagione. Dalla bandierina ancora Pasinato. Respinge il portiere Tancredi. È Caso sul pallone, l'appoggio è per Pasinato, il cui tiro, deviato da Altobelli, va a carezzare la faccia esterna del palo e termina sul fondo. Lo stop è ancora di Pasinato, subito la palla in avanti per Baresi, ancora in profondità per Beccalossi, cross di Beccalossi, sfiora la palla, tiro di Mozzini, ha sfiorato la palla Turone, tiro di Mozzini, due minuti dalla fine, 43esimo della ripresa, il pareggio per l'Inter 2-2, è il gol scudetto. Vedete che Bersellini va a stringere nell'abbraccio tutti i suoi giocatori. 2-2 è il punto che manca al bellissimo castello costruito dall'ottobre scorso dall'Inter in questo campionato. Ecco ripreso il gioco, rivediamo intanto l'azione del gol più importante del campionato, il cross di Beccalossi, in tuffo Turone allontana di poco, ma arriva Mozzini che un metro entro l'area fa partire un gran destro. La palla è fuori della portata di Tancredi, vola in diagonale verso il fondo della porta. L'Inter ha conquistato il suo 12° scudetto. Raramente uno scudetto è stato vinto dalla squadra più meritevole, nella maniera netta come ha fatto l'Inter quest'anno. Il suo successo è apparso indiscusso fin dal novembre. Ha raggiunto un vantaggio su tutte le altre nettissimo. Intanto rivediamo questo importantissimo gol, il bel tiro di Mozzini, e si può dire che nessuno ha mai dato la
dimostrazione di poter imperziarire l'Inter. Mancava soltanto la certezza matematica, che è scesa su San Siro a 2 minuti dalla fine dell'incontro con la Roma. Ecco il fischio dell'arbitro ed ecco che tutti scappano negli spogliatoi mentre San Siro passa, si può dire, nelle mani dei tifosi, i quali si stringono intorno alla loro squadra a festeggiare il 12° scudetto che va ad appuntarsi sulle maglie dei neroazzurri dell'Inter. Il risultato della partita è stato 2-2. Signore e signori, buonasera.